Nella puntata precedente vi ho annunciato che avrei parlato dello stato di Bell e appunto nella video lezione di oggi parleremo dello stato di Bell. Andiamo quindi a considerare un circuito leggermente più complicato composto da un gate di Hadamard seguito da un CNOT che trasforma i quattro stati di base computazionali secondo la seguente tabella. Quindi ora vi vado a disegnare la tabella. Qui abbiamo l'ingresso e qui abbiamo l'uscita. Prendiamo i quattro stati computazionali di base 00, 01, 10 e 11. Ora andiamo a scrivere il circuito per capire che cosa succede effettivamente. Disegniamo le linee dei due qubit XY, prima applichiamo un gate di Hadamard, quindi disegniamo qui un gate di Hadamard, come vi ho detto nella lezione precedente, si legge da sinistra verso destra, quindi il NOT andrà messo qua, il CNOT. Quindi che cosa succede effettivamente? Andiamo un po' a fare dei calcoli e vediamo che per 00 abbiamo 00 più 11 fratto radice di 2. Semplicemente, siccome, come potete vedere, è una scrittura molto lunga, lo andiamo a indicare con simbolo di Dirac beta 00. Quindi quando poi più avanti utilizzeremo beta 00, semplicemente facciamo riferimento a questo calcolo qui e andiamo poi a scrivere anche tutti gli altri stati. Quindi abbiamo poi 01 più 10 fratto radice di 2, che è uguale a beta di 1 di 01. Abbiamo 00 meno 11 fratto radice di 2, che corrisponde a beta 10, e infine abbiamo 01 meno 10 fratto radice di 2, che corrisponde a beta di 11. Come abbiamo detto quando abbiamo parlato del gate di Hadamard, noi prendiamo un esempio, quindi questo input, e faccio il calcolo, abbiamo 00, lo facciamo passare attraverso il gate di Hadamard e otteniamo 0 più 1 fratto radice di 2, ovviamente moltiplicato per 0. Sempre in questo esempio, quando poi andiamo a passare nel CNOT, otteniamo l'output 00 più 11 fratto radice di 2. A questo punto potremmo anche chiederci come funziona questo circuito. Abbiamo detto che si legge da sinistra verso destra, quindi abbiamo che partiamo da X, perché viene applicato subito un gate di Hadamard su X, e abbiamo che il gate di Hadamard su X porta X in superposizione, ovvero 0 più 1 fratto radice di 2. A questo punto abbiamo che X però va in input come controller per il CNOT. Come abbiamo detto, c'è un qubit target, che in questo caso è Y, e un qubit che va a controllare effettivamente se il CNOT deve agire o meno, e questo è X. E se vi ricordate, Y viene invertito soltanto se X ha valore 1, quindi viene invertito se X, dopo il gate di Hadamard, ha valore 1. Quindi, come credo abbiate notato, questo non è un circuito molto banale, in quanto essendo X portato in superposizione, quindi si trova in uno stato tra 0 e 1,
non è così semplice andare a dire se y verrà invertito o meno. Quindi gli stati che vi ho elencato qui, beta 00, beta 01, beta 10 e beta 11, sono conosciuti come gli stati di Bell, o qualche volta vengono chiamati stati ERP oppure coppie ERP. E le proprietà di questi stati sono state descritte appunto da Bell, in quanto si chiamano anche stati di Bell, ma anche da Einstein, Podolsky e Rosen. Naturalmente noi li abbiamo chiamati beta 00, beta 01, beta 10, beta 1,1, ma esiste una notazione molto più semplice per andare a scrivere in modo diretto lo stato di uno di questi stati di Bell. Questa notazione la andiamo a scrivere come beta di x y, che è uguale a 0, y più meno 1 alla x di 1, y negato, e questo tutto fratto radice di 2. E infatti prendiamo uno stato di esempio, prendiamo sempre 0,0, qui y è 0, infatti abbiamo 0,0, qui y viene sostituita qui e quindi qui viene 0, 0,0 più meno 1 alla 0 che diventa 1 per il valore di y negato, che quindi diventa più 1,1 fratto radice di 2. E come potete vedere, questa notazione molto veloce ci permette appunto di calcolare molto semplicemente gli stati di Bell. E quindi ragazzi, per la lezione di oggi questo è tutto. Se vi è piaciuta o l'avete trovata utile, lasciateci un like. Se avete qualche domanda da porci, scriveteci qui sotto nei commenti. Seguiteci sui social per rimanere sempre aggiornati, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i video successivi, soprattutto il prossimo, che parleremo di teletrasporto quantistico. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!